Siamo con Luciano Zazzi, uno dei maestri della cucina del pesce italiano riconosciuta universalmente. Cosa si può pensare, cosa si può prevedere per l'ultima cena dell'anno, che insomma deve essere un bel momento? Farei un piatto nobile, diciamo, nobile la bottarga, nobile è la maionese, naturalmente che è stata portata dalla corte dei Medici, è stata portata in Francia, non l'hanno inventata francese, almeno questa lasciatecela a noi. La bottarga, la maionese e una spigola, che è il momento della spigola che viene a fare le uova. Perciò spigolone, vedi, un filettone, pesce di 6-7 kg, e lo mettiamo sotto vuoto. Allora, il pesciaiolo dovrà avere questo compito, no? Le signore che ce l'hanno, hanno il sottovuoto quello, sei piccolo, che hanno comprato alla metro, che costa 50 euro, è semplicissimo. Ti metti nel sacchetto questo filetto di pesce, lo condisci naturalmente con un po' d'olio all'interno, diventa, diciamo, un'olio cottura, anche questa, però è nel sottovuoto, con il forno a vapore, oppure noi abbiamo il runner, però te in casa, come io ho fatto tempo fa la mia mamma, e lei ha detto: mamma mia, il pesce nel sacchetto di plastica, l'ho messo nell'acqua della pasta, abbiamo levato la pasta e nella stessa acqua dove ci ha cotto la pasta abbiamo messo dentro in immersione questo sacchetto, 10 minuti di cottura, fatica, perché hai spento il fuoco naturalmente, si è abbassato di temperatura, e cosa fa? Cuoce tranquillamente, 10 minuti, il pesce diventa morbidissimo. Quindi anche pesce di stagione, perché anche i pesci hanno la loro stagionalità, sì, cosa che si dice quasi mai. Non si dice mai, perché non si ha voglia di cercare, non si ha voglia di stare attenti a queste cose. Si vuole la spigola a tutti i tempi, si vuole la triglia a tutti i tempi, si vuole le cozze anche ora d'inverno che fanno schifo. Allora, abbiamo fatto una daddolata di verdurine classiche, ma insomma di contorno, e questa è la nostra maionese. La nostra maionese che ha la base... c'è l'olio, vince sempre l'olio, non vince mai il limone o l'aceto che sia, perché se va a vedere le maionese che si fanno sono sempre molto forti, cariche di limone e di aceto, e secondo me non va bene. La maionese è un'emulsione fatta, è una combinazione fatta con uovo, torlo d'uovo e olio d'oliva extravergine. Non mettiamoci il semi, cercate di usare un olio meno forte, oppure anche un olio più vecchio, cioè, da non coprire poi i sapori dei... Sì, però la base è questo. Questo io lo chiamo pesce con la Nutella, perché è come spalmare la Nutella sul pane, no? Perciò questo è un piatto ghiotto, ma un piatto anche molto elegante e molto importante, perché è la fine dell'anno. Perciò e bisogna godere, insomma. C'hai l'oro, c'hai due volte l'oro. La spigola per importanza, anche se si predica l'uso del pesce povero, che poi non è più povero, perché si paga le acciughe 12 euro al chilo, si paga il baccalà 36, 40, 50 euro al chilo, non è più il pesce povero secondo me, e questi costano 32, al massimo 36, insomma non è poco, non è però, che costa poco, però c'hai il prezzo del baccalà, se consideri che il baccalà prima era solamente un pesce povero, ora non lo è più, l'abbiamo fatto diventare pesce ricco anche quello. Naturalmente noi facciamo due filetti, Vado al nostro sottovuoto, poi mettiamo sempre olio extravergine, I pesciaioli dovranno orientarsi all'uso dell'abbattitore e del sottovuoto, perché le massaie esigono questi lavori, perché imparano da noi e poi lo vogliono fare anche loro. Naturalmente con un piccolo sottovuoto di quelli con il sacchetto esterno, non so se l'hai mai visti, si può fare anche quello, non è da fare un pesce grande, oppure sono piccole porzioni, perciò però il sottovuoto qui va fatto quasi al 100%. Non deve essere... Insomma, se ce lo fa il pesciaiolo, sì, ci si trova già fatto, okay, meglio. Benissimo. Il nostro sottovuoto è fatto. Ora noi lo mettiamo... Si va nel rone, che c'ha l'acqua... Comandite. È come se fosse un finto bagnomaria, che lo puoi fare in casa col tuo ciotolino d'acqua, perfetto, oppure con l'acqua della pasta. Andiamo. Hai mangiato la pasta, mentre mangi la pasta cuoci. Lo mettiamo dentro, immersione. Questo qui... La cottura sono 6, 7, 8 minuti.
Quindi ora la lasciamo qui a riposare, a cuocere. E ora intanto si va a prendere la bottarga. Ho cominciato a sbiancare, a cambiare colore, vedi? Eppure mettici il dito. Acqua assolutamente. Se quasi ci metti l'acqua bollente, se lo fai andare a 100 gradi, lui cosa fa? Diventa duro la, come si dice, la plastica, e non va bene. Invece così, cottura perfetta. Ora si va. Andiamo a vedere la bottarga. Di muggine. Scura, fatta al vento, fatta all'aria, non è fatta nei forni, non è fatta artificialmente, vedi? È arancio nel mezzo, vedi? E questa la gratti e non appiccica. Guarda, tutte le bottarghe che mangi nei ristoranti ti appiccicano ai denti, è vero? L'hai provato? Capita. Invece questa è soft. Solo il colore è più che imitante. È soft, questa qui è nobile. Perciò sono tre piatti nobili, l'ultimo dell'anno. La dolata semplice, ma che fa anche, insomma, un bel colore. Fa colore, ma è anche buona a mangiare. Perché, insomma, anche l'occhio vuole, come si dice banalmente, ma è la verità, la sua parte. Vediamo il nostro pesce, vedete, è già bianco. E siamo... Questo qui è un pesce che non ha perso nessun liquido, nessun succo, nessun profumo, nessun sapore. Perché essendo qui dentro... Se c'è un piccolo liquido è qui, è intorno, perciò questo lo ributtiamo poi sul pesce messo nel piatto. I nostri due filettoni, e ora si fa diventare ancora più ricco e godurioso. Che ben di Dio ci si mette. Cosa dici? Qui la salivazione già aumenta notevolmente e qui si completa l'opera. Guarda come sembra, sono i colori delle palle dell'albero di Natale, gialle, color oro. Pochi ingredienti, semplicità, vedi? Piatto da re. Piatto da re, veramente. Insomma, un bel modo per chiudere l'anno. Senz'altro.